Benvenuti duellanti, sono Marco degli Esproft e siamo qui con un nuovo deck, un nuovo video deck molto forte. Devo dire la verità, mi ha portato al grado 3 leggendario tranquillamente, ma allo stesso tempo molto complicato, quindi è facile sbagliare la posizione dei mostri che andremo ad evocare. Quindi detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per poterci supportare. Inoltre rimanete sintonizzati ragazzi, perché per Halloween abbiamo preparato delle chicche per voi. Detto questo, noi non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere i replay e la decklist finale. Allora iniziamo dal controaiuto. Ok, allora qui ragazzi abbiamo il segnale bilanciamento, che lo evoco normalmente, pago 1000 per evocare debug e cinella. Dal debug e cinella io vado a prendere il micro codificatore ragazzi, che mi serve per avere ulteriori carte dal deck, che presto adesso vi farò vedere. Attivo Elfase, faccio ovviamente link dalla mia mano con il micro e automaticamente attivo l'effetto di Elfase e l'effetto del micro. Ecco qui, decodificatore trasmittente, ci godiamo anche il video. Allora ragazzi, con Elfase il mostro che andrete ad evocare non può essere usato come materiale link per questo turno, quindi andatela a mettere in un'altra posizione. Io l'ho messo tranquillamente al posto del... fermate un attimo. Io l'ho messo comunque sotto il decodificatore, che è un po' un errore in realtà, perché conviene metterlo a sinistra. Qualora l'avversario ci andasse a toccare una carta, quindi andasse a distruggere una nostra carta o bersagliarla, potevo sacrificare il 1007. In questo caso abbiamo fatto un piccolo errore mettendo il 2005 puntato da Link, quindi ricordatevi questa posizione. Io posiziono infatti la carta, entrambe le carte coperte, e ovviamente attivo il ricodificato vivo per convertire il mio mostro, e mettendo ovviamente il 2003 sotto, cioè l'altro mostro del 2003. L'avversario va tranquillo, classico Xyz. Ma si attiva l'effetto ragazzi del materiale Xyz, io quindi bandisco subito, l'avversario si arrende. E andiamo contro Jaden ragazzi, serie vincente attuale 3. Questo comunque è un mazzo che giocato bene può portare tranquillamente al re dei giochi. Allora, andiamo giù. L'avversario fa tutte le sue belle combo. Io gli bandisco ovviamente l'unico eroe dal cimitero utile, quindi gli blocco la combo e lo rallento. Attivo l'effetto di Matmec. Evocazione Link. Codificatore trasmittente, altro non possiamo andare a fare in realtà, quindi attacco. E chiudo qui. Ok, va bene. Ci sta pure quella, fusione miracolo. Pesca doppia carta, ne scarta una. Io prendo con cattura, ragazzi, il suo mostro. Che comunque cattura è una carta molto forte, perché ci permette anche di utilizzare un suo mostro come materiale link. Io lo posiziono sotto il mio codificatore trasmittente per buffargli l'attacco almeno a 1008. Io qui prendo di nuovo l'altro suo mostro per annullargli l'effetto dello Stratos, quindi non mi andrà a distruggere un bel nulla. Io ovviamente faccio un link utilizzando un suo mostro. Decodificato e trasmettendo, ovviamente utilizzo il Neos per così, qualora fosse bersagliata una mia carta, posso tranquillamente sacrificargli il mostro e annullarglielo.
Va bene, attivo l'abilità, l'avversario si arrende, non può fare più nulla. E siamo qui contro Zuzu Boyle. Boyle, tu, Boyle. Boyle, Zuzu. Ok, ragazzi. L'avversario fa la sua combo di melodiosa, tranquillamente. Allora, io uso il corvo per togliergli ovviamente il melodiosa dal cimitero, così posso attaccare tranquillamente. L'avversario usa la diva. Anzi, melodiosa era veramente forte all'epoca. Peccato che è scemato abbastanza, devo dire la verità. E noi andiamo tranquilli. Allora ragazzi, Cinet Mining, tolgo il tifone perché l'avversario non ha nulla a terra e mi serve fare un OTK. Matemek, gli abbasso di nuovo l'attacco della sua melodiosa. Evoco il debug Cinella. Prendo sempre il mini crocodificatore. Vado giù di Elfase. Attivo la mia e il mio link da 3, decodificatore trasmittente. Tutto troppo bello. Allora, mettiamolo qui. Attivo il fase. Attivo il micro. Con il micro prendo il scorincrocio Cinet. O Cinet, non so. Allora, attivo l'abilità. L'attivo subito, ragazzi. Perché vado a prendere tranquillamente lui, il ponte codificato trasmittente, perché annullo l'effetto di un mostro sul campo. Posiziono entrambe le carte, infatti annullo il melodiosa. Attivo il suo effetto, sacrifico e moltiplico il suo attacco. Lo raddoppio con precisione. E siamo qui contro Marchoking, Lumis e Umbra. Ok. Ok, molto simpatica sta cosa. Allora, noi andiamo di debug Cinella tranquillamente. Attivo link da 2. Ok, lui attiva tranquillamente la sua abilità. Cioè l'abilità del mostro. Io prendo Cinet Mining. Posso fare tranquillamente un link da 3. Ecco, in questo caso lui mi ha agevolato tantissimo, ragazzi. Ma davvero tanto. Vado giù di lui. Ponte codificatore, annullo l'effetto del mostro. Qui, vabbè, abbiamo poco da fare. La persona si arrende perché comunque è in un OTK abbastanza libero. Allora, ragazzi, questa è la lista che ho giocato io praticamente. All'inizio ho messo alcune versioni, qualche carta in più e meno, ma ho visto che non mi piaceva tantissimo. Allora ragazzi, che dire, noi abbiamo lui comunque il degradatore che è veramente assurdo, la dire la verità è che poi ci permette di bandire un mostro dell'avversario con attacco superiore e per evocarlo ci basta bandire semplicemente due ciberso dal cimitero, quindi possiamo mettere un po' la qualunque. Debug Cinella è importantissimo ragazzi, ovviamente micro codificatore, uno strato deck, ve ne uscite puliti. Molto importante anche il pixelatore che se va al cimitero o viene bandito potete rievocarlo sul campo. Codificatore trasmittente ci permette di mettere la carta trappola posizionata. Ovviamente l'avversario saprà dove cazzo è quella carta trappola in realtà comunque. Anche se io forse la preferirei che venga data in mano. Allora ragazzi, i tre mostri principali abbiamo qui dei codificatore trasmittente. Se viene bersagliato una carta voi potete tranquillamente sacrificare un mostro puntato da questa carta e annullare l'effetto. Ponte codificatore ci serve per annullare l'effetto di un mostro scoperto, come abbiamo potuto vedere nel melodiosa. L'encodificatore, ragazzi,
Se un mostro puntato da questa carta attacca, noi possiamo attivare il suo effetto. Ridurre i danni a zero. Non far distruggere il mostro, ma raddoppiare, o meglio, far aumentare l'attacco di questo mostro, del mostro dell'avversario. Vi assicuro che può salire anche ad attacchi come 6.000, 4.000, dipende l'avversario che avete dopo. L'amministratore di fiamme, ragazzi, ci permette di dare 800 punti d'attacco in più ai mostri Link. L'elfase è la carta base della nostra combo, perché ci permette di rievocare un mostro dal cimitero, e quindi magari, dato che non può essere usato Link, possiamo abbinarla in combo con il scorincrocio Cinet. Ovviamente qui abbiamo l'abilità codificatore trasmittente, ricodificato vivo, che è dove noi possiamo bandire un mostro Link di livello 3 e metterne un altro. Questo è anche utile qualora noi dovessimo proteggere un nostro Link da una carta trappola. Lo attiviamo e noi l'abbiamo salvato comunque. Qualora fossimo in un campo libero, sia per attaccare sia perché per difenderci, possiamo rievocare un mostro bandito o dal cimitero sul terreno. Quindi direi, ragazzi, il mazzo è questo, e come potete vedere è molto da OTK, è un mazzo comunque forte, ma anche allo stesso tempo molto complicato da poter gestire qualora l'avversario poi cominciasse a posizionare quelle 2-3 carte trappola sul terreno. Quindi detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che magari il Siberso vi sia stato un po' chiaro su come giocarlo o su come un pochettino andarlo a mettere in manovra. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video.